Bene, ciao a tutti, io sono Stefano Neptune di Terra dei Giochi, questo è Zelda Link to the Past e oggi proviamo a fare una cosa intrigante, cioè finirlo in meno di 5 minuti facendo uno speedrun. Allora, 3, 2, 1 e via. Perfetto, prima di tutto devo ringraziare e ringrazio sia Terra dei Giochi ovviamente che è una comunità che si sta espandendo sempre di più, sia e soprattutto per questa collaborazione molto particolare con Kiri Forest, che è sia un gruppo di Facebook, una pagina Facebook, ma anche e soprattutto penso un forum della community di Forum Free. È una comunità italiana di Zelda fantastica, quindi vi invito ovviamente ad andare a cercarla. E qui intanto vediamo che questo gioco può essere finito in meno di 5 minuti. In realtà anche molto meno, poi vabbè, c'è una leaderboard con i migliori giocatori al mondo di questo gioco che si trova su speedrun.com, se volete andarla a cercare. E la cosa che mi ha fatto sempre incazzare è che su questa leaderboard non c'è assolutamente nemmeno un italiano. E quindi, perché noi sembra che gli speedrun ci stiano particolarmente antipatici e quindi non facciamo speedrun di nessun tipo mai. E io mi sono detto perché mai deve durare questa situazione? Almeno un italiano ci deve essere. Non ho troppe speranze di arrivare prima, ve lo dico già da adesso, perché non perché sia meno bravo degli altri, no, ce n'è di gente più brava di me, per carità. Ma perché soprattutto la versione del gioco non è proprio quella giusta per fare speedrun, perché praticamente ci vuole la versione giapponese in cui ci sono più glitch, Link può andare più veloce. Intanto qui l'unico glitch che attiveremo lo avete appena visto e si chiama Exploration Glitch. Quindi non è un rage quit, non è che stava andando male e ho deciso di resettare il gioco, ma ho attivato un glitch che praticamente serve al Link per fare una cosa particolare. E cioè, non bisogna essere colpiti però, perché sennò si disattiva il glitch, quindi attenzione. E serve al Link per fare una cosa particolare, cioè il gioco considererà le schermate come se io fossi sceso da una schermata. E quindi ora, facendomi colpire da questa guardia, sono dentro il muro. Da qui in poi si può dire che lo speedrun sia praticamente quasi finito, perché vedete, io sto viaggiando su una mappetta, guardate lì Link dove sta, e su una mappa che collega in realtà tutte le stanze degli interni di questo gioco, quindi tutte le fortezze, eccetera, compresa la fortezza di Ganon nel Dark World, queste schermate strane, va bene. Il mio obiettivo era di arrivare sotto i 3,30, quindi vediamo un po', almeno nella top 30, insomma, se non di più anche. E quindi spero di avercela fatta, se no ci riproveremo insieme subito. Attenzione però che il timer qui, scusate se non vi do molta retta, e ce l'abbiamo fatta. Uff, se non è proprio un 3,16 sarà un 3,17, ma non è questo che conta. Wow. Ok, c'è ufficialmente un italiano, almeno, nei top player mondiali di A Link to the Past di questa categoria. Questa era la cosa che volevo, insomma, che succedesse. Come vedete è uno speedrun, se vogliamo, abbastanza semplice, nel senso che chi è abituato a vedere queste cose saprà che comunque ci sono speedrun molto più complessi che richiedono l'attivazione non di un solo glitch, che magari richiedono anche ore e ore di gioco, insomma, in cui si resetta parecchio. Sì, non che non mi sia allenato anch'io per fare tutto ciò, anche perché poi farlo mentre si parla, eccetera, non è semplicissimo. Però il punto importante, insomma, è che ora finalmente anche l'Italia è in classifica. Una cosa interessante prima di lasciarvi, vi lascio subito, è che attivando questo glitch, intanto noi abbiamo preso la Triforza, e i risultati sono osceni,
dal punto di vista delle schermate successive, e cioè, come vedete, andrà in trigger la schermata della pioggia qui, e quindi anche i titoli di coda saranno con la pioggia. Vabbè, anche altro, insomma, succederà dopo se ricomincia il gioco. Comunque, da Stefano Neptune posso dire che per questo breve video, ok, qui intanto i muri se ne vanno per fatti loro, per questo breve video è tutto. Abbiamo un record, almeno italiano, perché no, si può provare anche a batterlo. E da Terra dei Giochi e da Kokiri Forest, questa bellissima comunità italiana, per oggi è tutto. Ciao e alla prossima!